Ciao Ricetti! Benvenuti in quest'altro nuovo video in cui, come al solito, recensisco una nuova tavoletta grafica. In questo caso, dov'è? Ah, qui ho il mio collega che mi passerà ora la tavoletta grafica da recensire. Ma questa non sarà una solita recensione. Perché? Oh! Stava per non esserci nessuna recensione. L'ho vista molto male questa tavoletta. Quindi la tavoletta in questione è quella della Cost 13, una marca sconosciuta, ed è per questo che sarà molto interessante provarla. Solo che ho pensato, io nella mia vita ho provato tantissime tavolette, so esattamente quali sono le migliori, avendo provato Wacom, Apple, eccetera, un sacco di marche. Ho pensato, ma cosa penserebbe invece una persona che non ha mai usato una tavoletta grafica se dovesse fare la recensione di questo nuovo prodotto? Ed è qui che mi è venuta l'idea di fare la recensione insieme a un mio fan. Ciao! Vieni, eccoci qua. Ciao, sono Abramo. Abramo, quindi quanti anni hai? 13. E che cosa mi hai detto che vuoi fare da grande? Il grafico. Il grafico, quindi abbiamo qui un futuro esperto. Però oggi sei stato chiamato invece proprio per il contrario, perché sei esperto in qualità di non esperto. Non hai mai usato una tavoletta grafica con schermo? O l'hai già usata? No, con schermo no. Con schermo no? Senza schermo sì. Ok, allora vai, inizia questa recensione. Vai, aprila. Ah! Sentiti pure libero di parlare ad alta voce, non essere imbarazzato. Anzi, vai, parla ad alta voce. Ciao! 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 Le persone non ti sentono, se non hai capito, devi proprio entrargli nelle orecchie. Per far proprio felici tutte le persone guardano i miei video con gli auricolari. Quindi urla un ciao. Tanto... Ciao! Capito? Vi saluta Abramo! Beh, intanto non è pesantissima. Che questo può essere una cosa leggera. Può essere un bene o un male? Beh, un bene, dai. Vai, in questo caso è un bene. Sai il piedistallino dietro? No. No? Infatti non ha il piedistallino dietro. Non ha il piedistallino. Questo qua sarà un aspetto che Abramo terrà in considerazione. Vai. Vediamo che cosa c'è dentro la scatola. Abbiamo. Sì, una scatola. Dovrebbe essere la penna. Dentro ha una scatola. Allora ci sono sei, come si chiama? Cose della penna. Esatto, sei punte. Come ti sembra questa penna? Comoda da tenere. Ok, quindi Abramo, che non ha mai usato una tavoletta grafica con schermo, pensa che sia comoda. Questa qua è una cosa interessante perché appunto io, avendo provato già subito le migliori, non posso sapere se queste tavolette grafiche con schermo, che hanno sicuramente un prezzo anche più accessibile rispetto ad altre marche più famose, possano essere comunque agli occhi di una persona normale, quindi non una persona come me, comunque delle valide alternative. Lui dice che è comoda, quindi evidentemente è comoda. Poi vediamo questo. Giusto. Cavetti. Cavi vari. E panno per lo schermo. Vediamo ora invece come funziona proprio su un computer. In questo caso hai portato il tuo computer, quindi vado a prendere il mio computer. Esatto. Attento a non inciampare. Nel frattempo che Abramo va a prendere il computer, abbiamo qui il CD con i driver da installare. Ma chi è che ha ancora il lettore CD? Cioè, i CD sono un po' come erano i floppy. Non esistono più, o almeno non dovrebbero più esistere. Tu li hai... Hai il lettore CD? Al mio 3 qui ci sarà tutto quanto ordinato. Voilà, è apparso anche Abramo. Abbiamo collegato la tavoletta grafica al computer. Ora Abramo farà il suo primo disegno. Vai. Come si cancella? In realtà qua ci sono i tasti programmabili che appunto ti servono per cancellare. Uno dovrebbe essere tipo questo, vediamo. Comunque stavi dicendo, intanto che si sta avviando il PC. Allora, due cose ho già da dire. Allora, vai. Che la distanza tra lo schermo sotto e lo schermo sopra, dove c'è la pennetta, è abbastanza. È abbastanza, quindi la parallasse della tavoletta grafica è molto evidente. Per tutte le informazioni riguardo a questa tavoletta grafica, magari vi lascio il link qui sotto. In che caso è successo? Disegna da sola. No, non disegna da sola, non è così magica questa tavoletta grafica. No, è soltanto il tutorial, vai. Esprimi tutto il tuo essere artistico. Disegna il mio personaggino. Va bene. Vai. Proviamoci. Le orecchie gigantesche. Dai, ti sta venendo bene. Vai, ti sta venendo bene. Sono ingrassato. Che capelli puoi farli davvero tutti in disordine, anche con forme strane. Allora. Questo qua sono io, ragazzi, eh. Mentre faccio questa faccia. Dai, questo. Eccolo, oh, dai. Dai, ragazzi, sono qui, disegnata da Abramo. Dai, allora, considerazioni, che qui le persone attendono soltanto il tuo parere di esperto. Allora, come stavi dicendo prima, c'ha questa patina sullo schermo che lo rende come più simile alla carta. Alla carta. Bella quando si disegna, abbastanza bella. Quando faccio una linea veloce però, non mi sta dietro il puntino come non mi sta dietro la linea. È normale, nel senso che anche comunque la Wacom o altre tavolette grafiche più costose, eccetera, la linea non segue proprio esattamente il punto, c'è sempre un,
un leggerissimo ritardo, ma anche con la mia Wacom appunto è uguale. Però è interessante vedere queste cose appunto, perché io ormai essendo abituato a queste cose qui non l'avrei mai considerato questo aspetto qui, nel senso che comunque il computer supporta il programma, quindi non è un problema di lag dovuto alle prestazioni del computer. Va bene, dai, allora aspetta, fammi provare anche a me. Non è molto diverso da quello che hai fatto tu. Aspetta, manca ricetta, vero? Eccolo. Ah, no, era vero per il zoom. Sì, però zoom solo da una parte. Perché? Vai, allora facciamo una cosa. Fai proprio un disegno. Quindi ora ci sarà lo speed drawing di Abramo mentre fa questo disegno. Olè. È bellissimo. Eccolo qui, il cetriolino con le ali. Pareri di Abramo, proprio per punti. Lati positivi di questa tavoletta: è leggera. Allo schermo che assomiglia alla carta. La penna c'ha la scatolina bellissima. Ma poi dovrebbero averti dato anche il guantino. Guantino. Ecco, per esempio, nella Wacom il guantino non c'è. Il guantino da solo costa tipo 30 euro. È giusta? È giusta. C'ha un po' di gradi di pressione, di sì. Pressione. Anche qui bisogna andare nelle impostazioni. Per lati negativi, allora, sembra un po' plastico. Sembra un po' plastico, infatti questa cosa l'ho notata anch'io, cioè sentite. Distruggiamo la tavoletta, Asma. Poi i tasti sono un po' duretti, un po' tanto. Vabbè, vai in palestra, fatti il fisico e risolvi. Però in generale, comunque, se tu dovessi pensare a io me la comprerei. Sinceramente me la comprerei. Però in realtà io non la consiglierei ad Abramo di comprarla questa tavoletta grafica. Perché? Perché alla luce dei fatti te la regalo. Quindi questa tavoletta grafica è tua. Di qualcosa. Niente, non dice niente. Tanto, come ho già detto, io sono solo che felice se ti ci sei trovato bene, eccetera. Poi se vuoi appunto un giorno perseguire la tua carriera, magari questo qua potrebbe esserti utile. Quindi io sono solo che felice di dartela. Tanto io ci faccio niente, io ce l'ho le cose per disegnare. Cosa stai facendo? Vai, vediamo se viene. No. L'ho fatto apposta. Quindi nulla, va bene. Io direi che fammi poi sapere come ti ci trovi. Io direi di ringraziare Abramo per essersi prestato e aver fatto questa recensione insieme a me. Hai un'ultima cosa che vuoi dire alle persone che mi seguono? Iscrivetevi al canale. Esatto. Controllate la descrizione perché sicuramente ci sarà qualcosa di utile. Esatto. Lasciate un commento. Mettete mi piace. Ma soprattutto cliccate sulla campanellina. Esatto. Ve l'ha detto Abramo, non io, quindi dovete credergli, dovete farlo. Quindi niente, grazie per essere stati qui, spero che questa recensione a quattro mani sia stata utile per voi e nel caso ci vediamo con i prossimi video, va bene? Ciao! Ciao! Ciao!